Un saluto a chi ascolta, mi chiamo Giuseppina Piga, lavoro in Istacca e sto per parlarvi del poster che ha presentato la 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Il poster riguarda alcuni risultati di una rilevazione che si è svolta sul sito istituzionale e il titolo del poster è Le parole dell'utente. Parlo della rilevazione svolta ad aprile e maggio scorso, a cui hanno partecipato volontariamente gli utenti del sito istituzionale, che ha riguardato una unione di intenti fra il codice dell'amministrazione digitale e le linee guida sui siti istituzionali della direttiva 8 del 2009. Il questionario in questione è stato lanciato attraverso uno slogan che era Insieme per migliorare. Quanto sei soddisfatto dei prodotti offerti dall'Istat sul sito istituzionale? Abbiamo preparato 10 domande per capire le tue esigenze e migliorare la nostra produzione. Sei disponibile ora? A questa domanda l'utente poteva rispondere sì e quindi partecipare alla rilevazione oppure no. Questo invito non si sarebbe più presentato in quella sessione di lavoro, oppure dopo, e quindi l'invito si sarebbe riproposto nei minuti successivi. Circa 5.000 utenti hanno compilato il questionario che era composto da 10 domande. Tutte le domande presentavano la possibilità di utilizzare il campo altro. All'undicesima domanda non era in realtà una domanda, ma era un campo aperto nel quale l'utente poteva inserire i propri suggerimenti o le proprie segnalazioni. Fortunatamente per noi, per permetterci di conoscere i desiderati dell'utente, 3.000 campi aperti sono stati popolati e 890 sono stati i suggerimenti e le segnalazioni. E il messaggio più lungo che abbiamo ricevuto è stato di 1933 caratteri. Passiamo a vedere le parole reali che hanno scritto gli utenti. Intanto, in tantissimi, e per questo li ringraziamo, ci hanno detto che i servizi e i prodotti vanno bene così. Tanti hanno parlato del motore di ricerca del sito, il quale può essere cambiato e reso più fruibile, e tanti hanno parlato anche però della lentezza del sito e delle piattaforme dell'Istat. Molti che si occupano di attività di ricerca ci hanno richiesto il download di dati elementari e questo si incrocia con i problemi di riservatezza a cui l'Istat è obbligato a tenere. Tanti sono andati sul sito dell'Istat per rispondere a una rilevazione, quindi per partecipare alle rilevazioni censuarie e non. Molti docenti ci hanno detto che il sito dell'Istat è utile per dei compiti di realtà, come si usa adesso nella scuola di ogni ordine e grado. E poi ci sono due scuole di pensiero rispetto all'utilizzo dei PDF e l'utilizzo dei dati. Perché alcuni si intrecciano la comunicazione con la diffusione fra chi vuole un resoconto da leggere e invece chi vuole analizzare i dati elementari. Nonostante la rilevazione si sia svolta sul sito dell'Istat, in realtà ci sono state anche delle informazioni per quanto riguarda il data warehouse con il quale vengono diffusi i dati Istat ed è i.stat. Qui si è parlato molto della tempestività e dell'aggiornamento dei dati, nonché della loro disaggregazione, e cioè di non avere solo dati nazionali o regionali, ma anche di arrivare a dati provinciali, comunali e per sezioni censuarie. E questo si ricollega con la richiesta di download di dati elementari e con la riservatezza a cui è tenuto, e segretezza a cui è tenuto l'Istat. Poi c'è stata una grande richiesta di integrazione organica di tutti quanti i siti dell'Istat con cui diffonde i dati e anche
delle questioni informatiche precise con anche degli utenti, e per questo li ringraziamo, che ci hanno dato dei suggerimenti sul codice da utilizzare, sul codice base, insomma, da utilizzare per far lavorare il sito, e ci hanno chiesto anche dei connettori HDMX a 2 punto, oppure magari di shapefile per quanto riguarda la parte grafica. Poi, pertanto, per tenersi in contatto ci è stata richiesta di newsletter o di chat specifiche, ma anche, ed è questa è la cosa anche molto molto interessante, una proposta molto ampia di ambiti di ricerca, e cioè parlare ad esempio della violenza di genere, non solo quella femminile, quella maschile su quella femminile, ma anche viceversa, oppure parlare dell'industria video, dell'industria dei video ludici, oppure parlare dei sentieri che hai tracciati per abitante, oppure rendere ancora meglio i dati sull'agricoltura e altre, e molte altre ambiti di ricerca proposti dai nostri utenti. In più ci è stato chiesto di formare meglio i giornalisti a dare informazioni più attinenti a come i dati Istat vengono diffusi. E in tanti, veramente in tanti, e in tanti modi ci hanno ringraziato. E così ringrazio io per chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi e di leggere il post. Poster.